Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993, il video di oggi sarà un video riguardante Flames of Destruction, tutta la lista delle carte completa, più alcune linee guida per affrontare lo sneak peek che avverrà alla fine di questa settimana. Quindi partiamo subito e spero che questo video vi piaccia. Allora, partiamo subito con un bel Protron che non c'è nulla da dire, un livello 1, Cybers, che non fa niente. Poi abbiamo il Prompt Horn, che anch'esso è un altro Cybers, quindi altra roba Cybers, che fa cose. Specialla dal deck dal cimitero, altri Cybers che siano normali, quindi se riuscite a metterlo in combo magari col Protron potrebbe servire a qualcosa, altrimenti ve lo sconsiglio. Poi abbiamo Backup Operator, molto simile alla segretaria di backup. Possiamo usare questi effetti su una volta per turno. Targettiamo un mostro Link, eccetera, eccetera, per specialarla. Niente di speciale, abbastanza difficile da utilizzare allo sneak. Poi abbiamo il Link Streamer. Quando un altro Cybers viene evocato normal special sul terreno, mentre questa carta è in una Monster Zone, possiamo specialare un data token, quindi questo ci permette di evocare special un token che potrebbe essere utile per un'evocazione Link o magari per offrirlo come tributo. Quindi questo comunque livello 4, anche 1600-1800 ci potrebbe anche stare. Poi abbiamo il primo ciccione, sicuramente ricercatissimo per lo sneak, in quanto i livelli 7 o i livelli grossi comunque con delle ottime statistiche come questo 2005-2005 sono sempre sicuramente consigliati. Non può essere evocato in normal, l'ho settato. Deve essere evocato in special dalla nostra mano, bandendo due mostri Cybers dal cimitero. Quindi una condizione di evocazione special. Purtroppo non può entrare in normal, però una special non troppo proibitiva, quindi assolutamente consigliato perché è grosso ed entra gratis, se trovate altri Cybers ovviamente. Inoltre possiamo targettare un mostro dell'avversario il cui attacco è maggiore di questa carta e bandire quel mostro fino alla end phase. Poi abbiamo supporti per i trickster che non sono niente di che in realtà, e anche i giocatori stessi di trickster si lamentavano con me del fatto che questi trickster non sono fortissimi. I migliori diciamo che sono già usciti. Questi fanno le solite cose che fanno i trickster alla fine. Distruggono cose, spaccano, fanno danni, però niente di speciale. Questi ve li consiglio solo ed esclusivamente se ne sbustate tanti, ovviamente, più magari anche i Link Trickster che vedremo dopo. Poi abbiamo roba Gouki, supporto Gouki con l'Octostretch, niente di particolare anche qua. Ci vorrebbero altri Gouki, quindi bisogna vedere se riuscite a sbustare anche l'altro, perché abbiamo anche Lugbear che è grosso, magari migliore in quanto comunque a 2400. Se questa carta entra in normal, oppure se viene specialata dall'effetto di una carta Gouki, possiamo selezionare come bersaglio un mostro scoperto che controlla il nostro avversario e quel mostro avrà il suo attacco dimezzato fino alla fine del turno, quindi molto forte per lo sneak. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, possiamo aggiungere una carta Gouki dal deck alla mano, eccetto lui stesso purtroppo. Quindi questo assolutamente consigliatissimo. Poi abbiamo il Defrag Dragon, che si può specialare, vediamo come. Possiamo specialare questa carta dalla nostra mano mandando un altro mostro dalla nostra mano al cimitero. Quindi una condizione di evocazione special molto molto semplice. E se questa carta è nel cimitero possiamo bandire tre altri mostri con lo stesso nome dal cimitero per rievocarla ancora specialmente dal cimitero. Quindi questa anche molto consigliata, purtroppo in attacco non è fortissima, però resta comunque un mostro che può entrare in special in maniera abbastanza semplice. Poi abbiamo il Drago Background, che è un livello 5 con delle statistiche pessime per un livello 5. Vediamo cosa fa. Se questa carta è in cimitero e non controlliamo carte, possiamo evocarla specialmente in posizione di difesa. No, possiamo evocare specialmente in posizione di difesa due mostri, però bandirli
quando questa carta lascia il terreno. E questi due mostri devono essere questa carta e un mostro drago di livello 4 o inferiore dalla nostra mano. Quindi un po' proibitivo, però potrebbe rientrare. Non mi piace molto, un po' troppo casuale. Poi abbiamo roba Tindangolo che non sto a leggere assolutamente, roba Altergeist che magari è un po' più carina, ma a me non piace. Se ti diamo carte trappola, specialiamo Altergeist dal deck in difesa, se questa carta viene specialata, cioè sarebbero buoni, ma il problema è che mancano i supporti precedenti, quindi anche queste allo sneak non sono il massimo neanche come statistiche. Poi abbiamo il McKnight Aurum che invece, pur essendo scarso a prima vista perché non ha effetto, è comunque un 2000 d'attacco, quindi questo assolutamente consigliatissimo. Mi raccomando, lo sneak, i bittoni prima di tutto. Il 2000 d'attacco non si tira più giù. Poi abbiamo un Destroymer Ibli. Quando questa carta viene evocata in normal, possiamo selezionare come bersaglio un mostro Link nel cimitero, evocarlo specialmente sul nostro terreno, in modo che sia linkato a questa carta. Poi il suo attacco diventerà 0 e avrà gli effetti negati. Quindi questa carta qui è in grado di resuscitare un Link a caso. Ed è potentissima. Non si può evocare nient'altro che mostri Link. Se questa carta che controlliamo viene mandata al cimitero, possiamo evocare specialmente questa carta sul terreno dell'avversario in posizione di difesa. Molto molto forte perché è speciale un link ed è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca perché anche se poi potremmo fare solo link, comunque potremmo potenzialmente resuscitare un link 3 e poi andare a linkarlo con lei stessa per evocare un link 4 tramite monocarta, quindi molto molto forte. Poi abbiamo World Legacy World Lance, che è una lancia gigante che va a ricordare lo scudo gigante World Legacy che avevamo già visto in precedenza, che innanzitutto è un 3000 d'attacco, quindi molto grosso. E vediamo che effetti ha. Durante il calcolo dei danni, se un mostro Link sta combattendo con un altro mostro, possiamo scartare questa carta e quel mostro perderà 3000 di attacco, quindi fa anche da handicap in damage. I mostri che il nostro avversario controlla non possono attaccare mostri World Legacy che non siano questa carta, quindi è abbastanza tosta da tirare giù. E se un mostro viene specialato dall'extra deck, possiamo invocare in special un token World Legacy 00 su entrambi i terreni in difesa. Peccato che dica su entrambi i terreni, altrimenti sarebbe fortissimo. Comunque, in ogni caso, un 3000, quindi consigliato sempre. Poi abbiamo i primi Element Saber, in cui troviamo Aina, e Makkani, Nalu e tutti gli altri. Questo archetipo era atteso da tante persone. Si spera che sarà molto forte. E andiamo a vedere cosa fanno questi mostri. Una volta per turno possiamo mandare un Element Saber dalla nostra mano al cimitero per poi selezionare come bersaglio un Element Saber oppure un Elemental Lord, quindi un signore elementale, nel nostro cimitero, eccetto lei stessa, ed evocare specialmente quella carta che abbiamo selezionato come bersaglio, ignorando completamente le condizioni di evocazione. Quindi direi assolutamente niente male. Una volta per turno, se questa carta è nel cimitero, possiamo dichiarare un attributo e questa carta nel cimitero diventerà dell'attributo dichiarato fino alla fine del turno. E questa cosa qui, cioè il secondo effetto, ce l'hanno tutti, quindi non sto a ripeterlo. Poi abbiamo il Makkani, che è il Rosewind praticamente. Una volta per turno possiamo mandare un Element Saber dalla mano al cimitero per aggiungere un Element Saber dal deck alla mano. Nalu invece dice che una volta per turno possiamo mandare un Element Saber dalla nostra mano al cimitero per poi traghettare un Saber o un Lord nel cimitero e aggiungerlo alla mano. Poi abbiamo Malo,
che dice di mandare uno, poi mandarne un altro dal deck al cimitero, quindi fa da foolish. E poi abbiamo anche il Lapa-Wila, che cosa dice? Di mandare uno dalla mano al cimitero per negare l'attivazione di qualcosa se lo facciamo distruggerlo, di una magia o di una trappola. Quindi questo fa da neghino, e una volta per turno, se questa carta è nel cimitero, come tutti gli altri Element Saber, possiamo cambiarci l'attributo, cosa che servirà assolutamente per l'economia del mazzo. Poi abbiamo il Molehu, che dice di mandare uno per selezionare un mostro scoperto sul terreno e buccarlo, quindi metterlo coperto in difesa. Poi abbiamo il Element Saber Wilado, che è un livello 6 con 2004, quindi statistiche decenti, quantomeno decenti. Possiamo mandare due altri mostri dalla mano al cimitero per evocare special questa carta, quindi condizioni di evocazione non proibitive. Mentre questa carta è nella Monster Zone, possiamo applicare diversi effetti in base a quanti Saber o Lord ci sono al cimitero. Se ci sono terra e vento, non possono essere distrutti in battaglia. Se ci sono acqua, fuoco, degli effetti delle carte. Se ci sono luce, oscurità, non possono essere targettati. Poi abbiamo finalmente l'ultimo, il nuovo signore elementale, il Forsage, che è quello di luce, che ancora mancava, a livello 8 come tutti gli altri ovviamente. Stesse statistiche, se non erro, 2008-2002. Non può essere evocato in nessuna maniera se non avendo esattamente 5 mostri luce al cimitero, quindi condizione di evocazione uguale, identica a tutti gli altri signori elementali. Quando questa carta viene evocata special, possiamo distruggere tutti i mostri controllati dall'avversario, quindi reject istantaneo, una roba pazzesca questo. E ovviamente, così come gli altri signori elementali, quando questa carta lascia il terreno in qualsiasi maniera, noi dovremmo saltare la battle phase del prossimo turno. Quindi la cosa negativa c'è sempre, però il pro è troppo forte, è davvero troppo forte. Poi abbiamo il Solar Batteryman, quindi nuovo supporto per gli uomini batteria, sì, che siano TK o che non lo siano. Gli uomini batteria sono stati richiesti, evidentemente. Un mio amico sarà felice per questa nuova carta. Che cosa dice? Dice che se questa carta è invocata in normal e special, possiamo mandare un tuono dal deck al cimitero. Quindi anche qui abbiamo un effetto foolish. E se un altro tuono viene evocato normal o special mentre questa carta è sul terreno, possiamo evocare specialmente un Batteryman token. Quindi è comunque una carta utile per creare un token, che ovviamente con i link sono forti. Inoltre, nell'economia del mazzo uomo batteria, avere anche l'effetto foolish non è male. Inoltre anche un terzo effetto, che dice che possiamo selezionare come bersaglio un uomo batteria con effetto sul terreno oppure nel cimitero, e fino alla fine del turno facciamo da fusione targhetta. Quindi il nome di questa carta diventa quello del mostro che abbiamo selezionato come bersaglio, quindi potrebbe essere utile per svariate mosse. Poi abbiamo il Watch Cat, che fa come il Watch Dog, infatti l'artwork è praticamente lo stesso, se lo ricordate, il cane da guardia, orologio cane si chiama in italiano. Se non controlliamo mostri, possiamo specialare questa carta alla mano, quindi innanzitutto utilissima, special gratuita, per lo sneak molto utile, 1800 di difesa. Durante l'end phase, se questa carta è stata specialata durante questo turno, possiamo bandire questa carta dal terreno per settare una magia continua direttamente dal deck, quindi niente male neanche il secondo effetto, meno utilizzabile nello sneak, però comunque il primo effetto di evocarsi in special assolutamente da tenere in considerazione. Poi abbiamo il Transfamiliar, che fa paurissima, che ci sposta un mostro in un'altra colonna, quindi non serve a niente. Poi abbiamo Spectral Sea Outroll, niente di eccezionale, va in combo con i guerrieri bestia, possiamo specialare un guerriero bestia con lo stesso attributo e livello di questa carta
durante la main phase. Lui stesso è un guerriero bestia, quindi consigliato solo se ne sbustate multicopie, ovviamente. Poi abbiamo lo Yajiro Vader, bruttissimo, che se si trova nella colonna sbagliata esplode, e una volta per turno possiamo spostarlo, gioca con le colonne ma non fa niente di eccezionale. Poi abbiamo il Tiamaton The Steel Battalion Dragon, un dragone da 2000 di attacco con 4 stelle, quindi per ora consigliato, vediamo. Però non può essere evocato in normal o settato, deve essere evocato in special solo tramite il suo effetto, che dice: se 3 o più carte sono nella stessa colonna, possiamo evocare in special questa carta. Quindi simile ai McKnight, però peggio, perché richiede comunque 3 carte incolonnate, il che risulta molto molto più difficile. State attenti allo sneak, a non subirvi questa cosa qua, magari mettete le carte un po' sparse. Poi se questa carta viene specialata si può distruggere tutte le carte in questa colonna, quindi utile solo se spacchiamo quella dell'avversario, e poi ci occupa le altre colonne, ma niente di eccezionale. Poi abbiamo la nuova e ultima arrivata delle Hand Traps e delle Ghost Sisters, come vengono definite, che è Haunted Mansion and Fortune Spirit. Che cosa fa questa? Questa fa come Ashma dal cimitero, praticamente. È uno 0.108, livello 3, come tutte le altre Hand Trap, come tutte le altre sorelle, zombie, tuner. Quando una carta ha un effetto viene attivato che include una di queste cose, possiamo appunto negare l'attivazione, e le cose incluse sono l'aggiunta di una carta dal cimitero alla mano, deck o extra deck, una special dal cimi o un bannamento dal cimi, diciamo. Quindi molto forte, secondo me non è più forte delle hand trap già presenti, però sicuramente non è affatto male, e anche per collezione verrà assolutamente richiestissima. Poi abbiamo il Sekitoba, che è un livello 5 con 2000, quindi non benissimo, però può entrare in special. In che maniera? Se c'è una colonna non occupata, possiamo fare entrare in special questo cavaliere, cavallo, non vedo bene. Se però una carta viene piazzata nella stessa colonna di questa carta, dobbiamo spaccare questo mostro, quindi bisogna stare attenti. Può essere utile per fare un'evocazione link, altrimenti appena passiamo il turno all'avversario questa carta praticamente verrà distrutta. Poi abbiamo il Boy Cotton, che è bellissimo, assolutamente bellissimo, che è un livello 4, attenzione, pianta con 2500 di difesa, quindi questa roba qui non si toglierà mai dal terreno, tenetevela stretta. Prendiamo ogni danno da combattimento che avrebbe preso l'avversario, questo peccato per questa cosa qua, da combattimenti che includono questa carta. Se prendiamo danno per questa carta e questa carta non viene distrutta, dobbiamo farla ritornare in mano, quindi campera sì, però c'è molto rischio. Poi passiamo ai link prima di chiudere la prima parte del video. Abbiamo Topologic Trisbane, che è un link 3, Cybers ovviamente, come piace ai bambini, che si fa con 2 più Effect Monsters. E se un mostro o più mostri vengono evocati special in una zona puntata da questa carta, possiamo bandire tante carte quante possiamo tra i mostri, magie, trappola sul terreno, e se lo facciamo infliggere 500 danni all'avversario per ogni carta bandita da questo effetto. Quindi un Topologic Bomber Dragon che si potenzia in questa maniera qui. Poi abbiamo lo Space Insulator, che è un link 2 generico, che richiede 2 mostri, però i mostri a cui punta perderanno 800 di attacco e di difesa, cosa che potrà essere utile, così come ritorcersi contro ai giocatori che la usano, quindi state attenti. Quando un mostro link Cybers
viene evocato Link nel nostro terreno, mentre questa carta è nel cimitero. Possiamo rievocare in special questa carta dal cimi, quindi niente male perché ritorna. Poi abbiamo altra roba Trickstar, Bella Madonna, Bloom e anche Delphendium e basta, quindi tre Trickstar che anche loro nell'economia del mazzo sono carini, però allo sneak la vedo davvero dura per loro, perché comunque si fanno tutti con mostri Trickstar, quindi abbastanza difficili da evocare. Poi abbiamo Gouki che non interessa per lo sneak, presumo, idem Altergeist, e poi invece abbiamo i Troimer che interessano sì, perché fanno l'extra link in maniera troppo semplice e sono forti, sono davvero forti, quindi un nuovo archetipo Link che sarà richiestissimo sicuramente. Partiamo con la Mermaid che è acqua, Link 1. Se questa carta viene evocata Link, possiamo scartare una carta per evocare specialmente un mostro Troimer dal deck. E poi, se questo effetto è stato attivato mentre questa carta era colinkata, potremo pescare una carta. Inoltre, ogni mostro sul terreno che non è colinkato perderà 1000 attacco di difesa, quindi non poco. Quindi appunto archetipo Link puro che si basa sul colincare i mostri e su fare l'extra link. Inoltre non starò a ripetere questa parte qua dell'effetto, cioè che possiamo scartare una carta per poi fare il resto, perché tutti i mostri sanno così. Inoltre anche la seconda parte del se questa carta è colincata possiamo pescare uno è uguale per tutti, quindi non la ripeterò per i prossimi. Abbiamo il Goblin che dice che durante la main phase possiamo guadagnare una normal addizionale e poi i mostri colincati non possono essere targettati. Poi abbiamo, che controlliamo noi ovviamente, poi abbiamo il Cerberus che dice che possiamo targettare un mostro evocato in special nella main monster zone dell'avversario e distruggerlo, quindi non male. Poi ovviamente possiamo sempre pescare uno se è colincato. Poi abbiamo la Fenice, sono fortissimi sti cosi, non hanno senso. Targettiamo una magia trappola e la spacchiamo. Poi abbiamo l'unicorno, targettiamo una carta sul terreno e la rimischiamo, cioè sono veramente pazzeschi, sono veramente pazzeschi. E questo fa fare doppia draw phase praticamente, cioè in draw phase anziché pescare uno peschi di più, cioè pazzeschi. E poi abbiamo il grifone che è il Link 4 che ci permette di targettare la magia trappola nel cimitero, settarla e quindi fa da riciclo, e poi i mostri evocati special sul terreno che non sono colincati non possono attivare i loro effetti, quindi cioè, se si parte con questo, con l'extra link, non si fa nulla. Poi abbiamo molto più carino e interessante per il for fun un nuovo supporto Wind Up sotto forma di Zen Micro. Molto carino, che richiede due mostri Wind Up ovviamente per essere evocato. Se questa carta viene link evocata, possiamo andare un Wind Up dal deck alla mano, quindi non male. Possiamo bannare un Wind Up che controlliamo coperto per specialare un mostro con lo stesso nome dal deck, e se questa carta viene distrutta dal cimitero possiamo targettare un Oxyz Wind Up che controlliamo e attaccarlo come Oxyz Material. Poi abbiamo il Vampire Sucker che si può giocare magari in Vendred, che praticamente specialla uno sul terreno dell'avversario, ci fa pescare uno e poi se tributiamo possiamo tributare se tributiamo per gli zombie possiamo tributare zombie anche dall'altra parte, quindi praticamente evochiamo sul terreno dell'avversario, peschiamo uno e poi gli tributiamo via il mostro. Poi abbiamo sto robo qua che è bruttissimo, non lo leggo neanche, che interagisce con i guerrieri bestia, e infine ultimo link il Great Fly che è bruttissimo,
però sarà molto utile in determinati deck perché non è nient'altro che un Missus Irraggiante o Mistra Stellone, ma per i mostri vento. Quindi per oggi è tutto per la prima parte del video. Nella seconda parte del video andremo a vedere tutte le magie, le trappole e le import che arrivano dall'OCG in TCG. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete suggerimenti, commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima.